In sala stampa con Mister Esposito alla vigilia del match contro il Rende. Mister, facciamo un passo indietro perché non ci siamo sentiti nel post partita contro il Licata. Ovviamente eri squalificato, soddisfatto per il punto e soprattutto soddisfatto per il ritorno in campo dopo tanti giorni di assenza. Soddisfatto per la prestazione, per la condizione dei ragazzi, soprattutto per la voglia che hanno messo in campo. Per il punto no, perché probabilmente vedendo le occasioni da gol create avremmo meritato qualcosa in più. Però la prestazione è stata positiva, i ragazzi ci hanno messo grandissimo impegno, quindi è un punto che ci prendiamo tranquillamente, anche se sarebbero potuti essere tre. Ecco, si riparte proprio, mister, da quella prestazione che rappresenta sicuramente un segnale importante. Ovviamente, quando si ritorna dopo tanta assenza, un po' i casi Covid, un po' il caldo, le incognite effettivamente non erano poche. Sì, adesso approfitteremo delle partite per allenarci, ci alleneremo giocando, perché poi nel giorno post-gara non puoi fare molto, nel giorno pre-gara non puoi fare molto, quindi approfitteremo dei 90 minuti per creare condizione atletica. Infatti è martedì, ma siamo già alla vigilia, praticamente alla rifinitura di un'altra partita, quella contro il Rende. Che partita ti aspetti? Tra l'altro, proprio all'andata fu il Rende a interrompere una striscia positiva di 10 giornate della Polisportiva. Partita difficile, i nostri avversari chiaramente avranno bisogno di qualche punticino per mettersi al riparo dalle ultime partite di campionato. Noi abbiamo voglia di continuare questa striscia positiva, abbiamo voglia di portare 3 punti in classifica, abbiamo voglia di tornare nelle posizioni in cui siamo stati tutto l'anno. Sarà una partita difficile, sarà una partita tosta contro una squadra che è difficile da affrontare. Rimarrà l'incognita condizione atletica perché poi non sappiamo come abbiamo recuperato, però se lo spirito è quello di domenica sono molto molto fiducioso. 6 gare alla fine, mister, quale diventa adesso l'obiettivo del Santa Maria? Come ho detto prima, tornare nelle posizioni di classifica in cui siamo stati tutto l'anno, quindi sicuramente nella metà sinistra della classifica e poi dare spazio ai giocatori, soprattutto i più giovani, per provare a testarli in vista della prossima stagione. A proposito di più giovani, domenica esordio del giovanissimo Fezza, classe 2006, celebrato tra l'altro anche dalla Lega Nazionale Dilettanti, e poi un altro 2003, Raffaele Iodice. Questo a testimonianza, insomma, dell'attenzione che la società e lei avete avuto sempre nei confronti dei più giovani. Sì, per Antonio si è trattato di un premio chiaramente per Fezza, per l'atteggiamento sempre positivo nonostante la giovanissima età che ha avuto durante gli allenamenti. Per Iodice è un vero e proprio esordio perché è entrato tra l'altro quando eravamo sotto nel punteggio, c'era bisogno di forze fresche, è entrato e ha dato il suo contributo. E sì, si testano giocatori in vista della prossima stagione, si testano i prodotti del vivaio. Si prova a portarne quante più è possibile in prima squadra, perché uno degli obiettivi della società è anche questo, far capire a tutti i ragazzi del settore giovanile che le porte della prima squadra sono aperte, il passaggio non è chiuso, ma spetterà a loro con le prestazioni nelle categorie di appartenenza, con gli allenamenti e soprattutto con l'atteggiamento e l'educazione, varcare il cancello della prima squadra e successivamente mettere piedi in campo. Grazie mille, mister, in bocca al lupo. Grazie a te.